il Ramayana. Il matrimonio tra Sita e Rama. Nel giorno stabilito e nell'ora propizia detta Vijaya, il re Dasharat condusse i suoi quattro figli nell'arena del sacrificio, mentre Vasishtha Muni preparava l'altare, decorandolo con polpa di sandalo, fiori, piante e incenso, vasi colmi di cereali, curcuma e altri articoli di buon augurio. Quando tutto fu pronto, Vasishtha accese il fuoco e offrì oblazioni, mentre i Brahmana cantavano i mantra vedici. Maharaj Janaka accompagnò Sita nell'arena del sacrificio e la fece sedere accanto a Rama. Con voce tremante dall'emozione, il re disse: «Oh nobile principe, questa è mia figlia Sita. Per favore, prendila per mano e accettala come la tua compagna di vita. Questa fanciulla è uno scrigno di qualità propizie e ti sarà sempre devota e fedele come la tua ombra». Tra piogge di fiori che scendevano dal cielo e il suono di tamburi celesti, il re Janaka mise la mano della dea della fortuna, Sita, nella mano del Signore Supremo, Rama. Mentre il re Janaka poneva la mano di Urmila in quella di Lakshma, la mano di Mandavi in quella di Bharata e infine la mano di Shrutakirti in quella di Shatrughna, sui pianeti celesti i Gandharva cantavano e le Apsara danzavano in estasi. I quattro fratelli, tenendo per mano le loro rispettive mogli, girarono tre volte attorno al fuoco sacrificale. Poi girarono attorno al re Janaka e ai saggi. Rama provò grande soddisfazione per aver avuto in moglie Sita, che era la personificazione della leggiadria e della virtù. Anche Sita sentì una gioia senza precedenti per aver ottenuto come marito il suo amato Rama, il signore del suo cuore, emblema di virtù, cavalleria, intelligenza e bellezza maschile. Consacrando i loro cuori l'una all'altro, Sita e Rama irradiavano splendore, come Sri Vishnu brilla in compagnia della sua amata consorte, Lakshmi. Concluse le festività, tutti si ritirarono per la notte e il mattino seguente Vishvamitra partì per l'Himalaya. Più tardi, a giorno inoltrato, Maharaj Dasharat partì per Ayodhya con i suoi figli e le loro mogli, portando con sé le ricche doti ricevute dal re Janaka e da suo fratello. Durante il viaggio, Maharaj Dasharat notò un segno funesto. Alcuni uccelli dall'aspetto feroce stridevano sulle loro teste. Vide però anche un segno propizio, un cervo che attraversava il suo cammino da sinistra a destra. Preoccupato, il re ne parlò con Vasishtha, il quale spiegò che il primo segno indicava un pericolo, mentre il secondo assicurava che non c'era motivo di aver paura. Mentre i due conversavano, un fortissimo vento iniziò a soffiare, scuotendo la terra e abbattendo molti alberi. A causa della polvere che oscurava tutte le direzioni, si fece buio e tutti furono presi dallo smarrimento e dal panico, ad eccezione di Maharaj Dasharat, dei suoi figli, di Vasishtha e degli altri saggi. All'improvviso, con un aspetto terribile, apparve Parashurama. I suoi capelli erano arruffati e sulla spalla destra teneva un'ascia, sulla sinistra un arco e in mano una potente freccia. I saggi furono molto sorpresi di vedere Parashurama così adirato, perché dopo aver distrutto gli kshatriya guerrieri
per 21 volte, egli aveva fatto voto di rinunciare alla sua collera e di concentrarsi nel compimento di austerità. Mentre i saggi si chiedevano come mai fosse di nuovo in preda all'ira, il figlio di Jamadagni disse a Rama: «Hai certamente compiuto una prodezza, spezzando l'arco di Shiva, ma io ne sto portando uno ancora più grande, è l'arco di Vishnu. Se ti consideri un grande eroe, prendi quest'arco e tendilo. Se sarai capace di incoccare la freccia in tutta la sua lunghezza, ti riterrò un avversario degno di combattere con me». Senza proferir parola, Rama accettò la sfida, sottraendo alle sue mani l'arco e la freccia. Parashurama restò meravigliato quando vide che Rama tendeva l'arco senza alcuno sforzo e incoccava la freccia al massimo della sua lunghezza. Allora Rama dichiarò: «Poiché sei un Brahmana e hai un legame di parentela con Vishvamitra, non ti ucciderò. Ma l'atto di aver incoccato questa freccia non deve essere vano. Affinché la tua sfida riceva una giusta risposta, userò questa freccia per distruggere la tua ascesi ai pianeti celesti, acquisita come risultato delle tue austerità». Parashurama rispose: «Ora capisco che tu sei Vishnu stesso, perciò non mi vergogno affatto di essere stato sconfitto da te». Rama scoccò la potente freccia e quando Parashurama partì per il monte Mahendra, le tenebre svanirono di colpo. Gli esseri celesti glorificarono il Signore con grande entusiasmo e fecero scendere su di lui una pioggia di fiori profumati. Rama donò l'arco di Vishnu a Varuna e la carovana riprese il viaggio verso Ayodhya. Dopo essere tornati a casa, Rama, Lakshman, Bharata e Shatrughna iniziarono una vita felice con le loro mogli. Un giorno il re Yudhajit, il figlio di Kekaya e lo zio materno di Bharata, si recò in visita ad Ayodhya e invitò suo nipote Shatrughna a stare presso di lui per qualche tempo. Dopo la partenza dei due fratelli, Rama cominciò a servire suo padre e le sue tre madri con maggiore attenzione. Egli svolgeva il suo dovere di amministrazione dello Stato in modo così onesto e coscienzioso che tutti i cittadini arrivarono ad amarlo profondamente. Il naturale attaccamento tra Sita e Rama cresceva ogni giorno di più. Legati dalla bellezza e dalle buone qualità reciproche, si dedicarono completamente l'uno all'altra. Poiché Sita era Lakshmi, la dea della fortuna in persona, incarnava la bellezza e con la mente sapeva leggere ogni dettaglio di ciò che albergava nel più profondo del cuore di Rama, emblema della grazia femminile e della castità. E sempre determinata a soddisfare suo marito, Sita seppe portare ben presto il cuore di Rama sotto il suo controllo.